combattente e aggiungere, dicevo, un atleta al torneo in modo da poter disputare tutte le fasi del torneo ad eliminazione diretta. In questa fase quindi Mannhardt si presenta in finale con un combattimento solo sostenuto rispetto ai due sostenuti da Lee Asdel, quindi più fresco. In teoria l'olandese si presenta con delle carte migliori rispetto al britannico. Ricordo che André Mannhardt, campione mondiale di Thai Box e Kickboxing, mentre Lee Asdel, espressione dello street fighting inglese. In linea bassa André Mannhardt. Replica nello stesso modo Lee Asdel. Scambio fra i due, si stanno ancora studiando. Un bel destro largo di Lee Asdel sorprende Mannhardt. Le divise diverse l'uno dall'altro sono determinate dal fatto che gli atleti hanno la possibilità di esprimere lo stile di combattimento e la disciplina da cui provengono. Quindi vedete i pantaloncini, gli shorts classici della Thai Box di Mannhardt, che vedete insiste con i low kicks mentre Asdel cerca di imporre i suoi pugni. E ora subito Mannhardt gli vuole forse dare una lezione di pugilato, inserendo con entrambe le braccia i suoi colpi migliori. Segnato dai combattimenti precedenti Lee Asdel, blocca con la gamba avanzata Mannhardt e il low kick di Lee Asdel. 1-2 di Lee Asdel. Molto tecnico il combattimento fino adesso, si studiano sempre con la gamba avanzata. Lee Asdel incrocia la gamba avanzata di Mannhardt, ora un destro, mette a terra Mannhardt, perde un'occasione incredibile l'inglese di saltare al collo di Mannhardt e chiudere il match prima del tempo con uno strangolamento. Si studiano, Mannhardt sembra essersi ripreso bene. In linea bassa poi nuovamente con i pugni Asdel, sempre in fase di studio. 1-2, sono 5 le riprese previste in questo combattimento. Preso alla gamba e proiettato a terra. Nella spinta però Lee Asdel ha rischiato di uscire una volta di più dal ring. 1-2, tutti i colpi a vuoto quelli di Mannhardt, mentre Asdel ha preso la giusta distanza, poi viene punito da Mannhardt a sorpresa. Sinistro poco convinto di Lee Asdel. Sinistro di Mannhardt. Il pubblico credo sia con lui. Gli appassionati della Thai Box ovviamente tifano per André Mannhardt. Sinistro rallentato di Lee Asdel. Nuovamente il sinistro di Mannhardt tocca il viso di Asdel. I pugni di Mannhardt. Il calcio in linea bassa, ma è Asdel a replicare. Sinistro di Asdel, un calcio frontale, ma è ancora Mannhardt col suo low kick. E di nuovo Mannhardt all'attacco. Lee Asdel ha capito che deve accelerare mentre questa prima ripresa. Mannhardt è riuscito a controllare bene gli attacchi del britannico. Vedete, nel low kick in chiusura ha toccato in maniera efficace la gamba avanzata dell'inglese. Qui vedete invece la presa e il volo a terra a cui Mannhardt ha replicato con questa spinta di Lee Asdel, che ha cercato a sua volta di proiettare fuori dal quadrato. Rivediamo in questa fase il gancio largo di Mannhardt a vuoto e poi l'attacco di Lee Asdel, contratto però nuovamente da Mannhardt. Grande azione, ma in realtà poca efficacia nei colpi dei singoli atleti, che sono ancora molto coperti. Qui è il colpo valido di Lee Asdel, che però non è riuscito a cogliere l'occasione per proseguire nella lotta a terra. E siamo al secondo round. Calcio frontale di Lee Asdel. Il jab, nuovamente il jab di Asdel.
di rimando. Mannart viene afferrato alla gamba, a terra Mannart scalcia per evitare di essere assalito. Il sinistro di Mannart al corpo del britannico, l'attacco del britannico ora con i pugni, con i calci, il corpo a corpo è furibondo, mentre Mannart replica con le ginocchiate, poi nuovamente con i pugni. Nel corpo a corpo è Lee Hasdell a piazzare un calcio che viene parato da Mannart. Devo dire, una tecnica da parte di questi due atleti davvero incredibile. Entrambi hanno parato i colpi insidiosissimi dell'altro. In linea bassa coglie il low kick, la gamba avanzata dell'olandese. Di nuovo. Finta e poi il jab. Punge Mannart. L'uppercut e immediatamente è il destro di Lee Hasdell che si abbatte su Mannart. Ora il gancio e poi il calcio. Ci prova a testa bassa. Lee Hasdell ogni volta che è nel corpo a corpo prova sempre a lanciare un calcio circolare al viso o al corpo di Mannart. È una tecnica che nel lungo periodo potrebbe pagare sorprendendo l'olandese. Piegato da un lato Mannart ha rischiato la ginocchiata di Hasdell. Una tecnica che Lee Hasdell prova spesso, piegare il suo avversario, ma in questo momento ha incassato un uppercut preciso e poi il sinistro di Mannart. Chirurgica l'operazione di Mannart, cerca il punto debole del suo avversario. Ora i due pugni potenti come due mazzate si sono abbattuti su Lee Hasdell, che ha incassato però, devo dire, con grande stile. Nuovamente il sinistro di Mannart al viso. In linea alta Hasdell, poi linea bassa sulla gamba avanzata mentre Mannart attaccava di pugno. Che rincorsa, un pugno destro, nuovamente una mazzata tribale su Mannart. Ora lo strangolamento, l'arbitro li separa, in realtà si è fatto prendere dalla foga. Protesta l'inglese, in realtà in questa fase l'arbitro ha dato un punto pieno a Hasdell per l'atterramento, avrebbe dovuto però lasciarlo proseguire perché era in atto uno strangolamento. Questo errore arbitrale ha salvato probabilmente in questa fase Mannart, che era realmente preda del braccio potente sotto la gola che gli aveva messo il britannico Hasdell. Riprende il match. C'è stata una brevissima controversia su questa azione, ma immediatamente poi sportivamente Hasdell si è rimesso in corsa per questa finale che lo vede opposto al campione mondiale di Thai Box e Kickboxing André Mannart. Fiato grosso per lui. Devo dire che non si sono risparmiati né i colpi né lo spirito guerriero, perché ogni colpo dell'uno faceva da contrappunto ai colpi dell'altro. Qui la spinta delle gambe di Mannart per evitare di essere attaccato a terra. Indubbiamente è più forte nella lotta Lee Hasdell, preciso però e pungente come non mai André Mannart, con queste tecniche di pugilato che toccano ripetutamente il suo avversario. Anche se, lo ricordiamo, nella prima edizione di Octagon il free fight dava prevalenza alle tecniche di lotta rispetto ai pugni della box, e quindi in questa fase Lee Hasdell probabilmente ha capito che per portare a casa il risultato nella finale dovrà incentrare tutta la sua strategia proprio su quello che è la sua tecnica di gara migliore, quindi il combattimento. Ecco, qui vediamo lo strangolamento. Guardate, la tecnica era precisa, lo teneva bloccato con le gambe e lo strangolamento era in atto. L'arbitro ha voluto dare il punteggio all'atterramento e quindi ha bloccato l'azione. In realtà l'azione era ancora in corso. Errore di valutazione. Il regolamento di Octagon Free Fight nuovo per gli ufficiali di gara crea talvolta qualche incomprensione con gli atleti. Sinistro di Lee Hasdell all'attacco, 1-2, e poi segue con la gamba. In linea bassa Lee Hasdell, pugno vuoto di Lee Hasdell, low kick colpisce la gamba avanzata
di Mannart e poi nuovamente all'attacco, ma Mannart avanza sempre nonostante il fuoco di sbarramento dell'inglese. Jab e poi fuga di Mannart. 1-2, ma viene ricacciato indietro. In linea bassa ancora Liasdel. Il low kick di Liasdel è potente, tocca sempre Mannart che non lo blocca più. E qui devo dire è un errore di valutazione di Mannart che sta incassando troppi colpi. Ora ancora il destro pesantissimo di Liasdel su Mannart. Jab di Mannart. 1-2 di Mannart, va a terra scivolando. L'inglese ed entrambi volano fuori dal quadrato, travolgono addirittura un giudice di gara. In questo momento il servizio d'ordine solleva i due atleti. A posto Liasdel, attendiamo che si rialzi in Mannart, si guardano, si sorridono sportivamente. Al centro del quadrato Mannart, l'applauso del pubblico, è tutto per lui, ma è tutto per lo sport che in questa prima edizione ha lasciato realmente a bocca aperta i 10.000 spettatori del Mazza Palace di Milano. Ormai il 3A teatro storico delle sfide di Octagon. Al centro del quadrato, all'attacco Liasdel. Replica con tre pugni, anche se un po' barcollante Mannart. Vedete, probabilmente la fatica del combattimento si è fatta sentire. Ha ripreso con gran vigore con il low kick l'olandese, ora i pugni, ma Liasdel è molto insidioso, pericoloso con queste tecniche di braccio che il solo guardarlo fa capire la potenza dei suoi arti superiori. Ginocchiata di Mannart. Rimane però saldamente in piedi il britannico. I pugni di Mannart, cerca ancora il colpo con il quale ha messo a terra Abel Ferreira, il suo uppercut al fegato, ma con Liasdel non ha funzionato. Ora un bel destro blocca l'azione di Liasdel con questa potente tecnica di pugilato. Ora nuovamente l'uppercut all'attacco Liasdel, che non riesce più a trovare la distanza buona. Però ogni volta il fuoco di fila di Mannart lo blocca, nuovamente un destro lo colpisce. Nel pugilato è nettamente superiore l'olandese, ora prova col calcio circolare alto, molto, molto sciolto Liasdel. Una finta di Mannart. A vuoto sempre Liasdel. Mannart ha capito che a questa distanza il gioco per lui è validissimo se colpisce con i pugni e poi schiva un po' come faceva Mohamed Ali. In questo momento un destro di Mannart nonostante il calcio in linea alta inutile perché parato di Liasdel. E ora nuovamente il jab di Mannart che gioca con Liasdel, ma il destro di Liasdel replica immediatamente. Ora il destro di Mannart, testa a testa, colpo su colpo, e il gong blocca l'azione, devo dire tecnica e spettacolarissimo di questi due titani del ring. Segnato Liasdel duramente dal combattimento, dai pugni di Mannart. Ripresa molto equilibrata.